Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Innanzitutto scusatemi per l'assenza di questo periodo, ma ho molti esami all'università. Dunque, adesso sto provando il mazzo del guerriero. Vi dico subito che non ho delle carte particolarmente utili per il guerriero, quindi ho provato a tirar fuori qualcosa di competitivo con quello che avevo. Vi faccio vedere adesso il mazzo che sto utilizzando, che è basato, la strategia fondamentale è mettere bombe nel mazzo avversario e l'utilizzo di sia robot che draghi. Poi vedrò quello con cui mi trovo meglio e sceglierò quale delle due categorie utilizzare. Allora, vi faccio vedere subito il mazzo. Dunque, ho preso questa carta qua. Infligge un danno a un servitore ma gli fornisce 2 attacco. Rinvieni un robot, se hai 10 cristalli di mana ottieni tutte e tre le carte, e di questa ne ho preso 2. Questo infligge un danno a un servitore per ogni punto armatura del tuo eroe, ne ho preso 2, ora vi faccio vedere perché. Allora, infligge 2 danni a un servitore, se sopravvive pesca una carta, distrugge un servitore nemico danneggiato. Infligge 2 danni a 2 servitori nemici casuali. Mette nella tua mano 2 draghi casuali, presa 2 volte. Infligge un danno a tutti i servitori, presa 2 volte. Questa è: mette una bomba nel mazzo dell'avversario. Quando viene pescata, infligge 5 danni. Volendo giocare molto con queste carte qui delle bombe, si possono utilizzare le carte dove ti permettono di riprendere in mano una carta che hai giocato e rigiocarla, quindi mettere più bombe nel mazzo dell'avversario. Fornisce 5 armature e pesca una carta. Assalto, grido di battaglia più 3 attacco per questo turno, l'ho presa 2 volte. Questa è molto carina perché se hai 10 cristalli di mana, infligge 10 danni a un servitore. Allora, questa carta qua per me sta risultando fondamentale perché mi consente di ribaltare completamente le partite tantissime volte. Fornisce 1 armatura e si potenzia ogni turno, quindi pensate magari di averla in mano dai primi turni e portarla avanti fino alla fine, riuscite ad avere anche 20 di armatura e l'ho presa 2 volte per raddoppiare il bonus. Arma, dopo che il tuo eroe è attaccato, mette una bomba nel mazzo dell'avversario. Grido di battaglia, mette una bomba nel mazzo dell'avversario e ricordiamo che ogni bomba infligge 5 danni. Draco, questo se hai un drago in mano, fornisce 5 armatura. Preso 2 volte. Carta con provocazione che rigenera salute, perché non ho altro per rigenerare salute, ma lavoro molto di armatura. Questa è molto carina, evoca un servitore casuale con costo pari alla tua armatura. Siccome con tutte le carte che abbiamo preso riusciamo ad avere parecchia armatura, questa carta qua si è rivelata interessante, prima non la utilizzavo. Questa diciamo che è l'unica carta che ho trovato molto, molto utile quando giochiamo con le bombe, perché evoca 2 robobombe 1-1 per ogni bomba che abbiamo messo nel mazzo dell'avversario. Dunque, il mazzo che ho scelto è questo. Andiamo a farci un amichevole e vediamo come si comporta. Molti di voi mi hanno scritto se giocavo anche le classificate. Certo che gioco le classificate, però siccome i mazzi sono in continuo mutamento, o si sceglie un personaggio e si spende un po' di mana su quel personaggio e si punta tutto su di lui per renderlo quasi imbattibile, oppure, come preferisco io, cerco di migliorarli un po' tutti e divertirmi un po' con tutti perché mi piace variare. Quindi, mazzo del guerriero amichevole. Anche perché, soprattutto quando escono le espansioni, bisogna capire le strategie migliori di ogni personaggio. Se io punto solo su un personaggio, poi mi rimane poco mana disincantato da spendere con gli altri. Vediamo contro chi siamo.
Il ladro. Tra l'altro, ecco, per esempio, fornisce un'armatura, ci è capitato dalla prima mano, quindi siamo già fortunati. Distrugge un servitore danneggiato, con ladro non ci serve, neanche infligge due danni a due servitori casuali. Mettete nella tua mano due draghi, la teniamo perché comunque è da due mana. Vi dicevo, ho giocato contro. Questo è il massimo, avere quelle due carte dall'inizio. Può essere un po', difficile perché ci troviamo meno servitori da giocare, però poi ripaga tantissimo. Allora, dicevo, ho giocato diverse partite e mi sono scontrata una volta con un mago che, con tre carte craftate mi ha distrutto. Quindi quando mi usciranno quelle carte lì, vi farò vedere il mazzo e diciamo che va molto bene anche per le classificate. In questo caso non giochiamo niente. Nel frattempo, guardate, fornisce due armatura e si potenzia ogni turno. Quindi nel prossimo turno ne fornirà 3, poi 4, poi 5. L'ho portato fino a 20-21. Ok. Adesso giochiamo, scusate, sposto la fotocamera, mette due draghi nella tua mano. Perfetto, abbiamo due servitori da tre mana da giocare. In questo caso non sono particolari, ci sono anche delle. Possiamo essere anche più fortunati, però in questo caso non abbiamo servitori da tre mana, quindi ci fa molto comodo. Adesso cominciamo a mettere un po' di bombe nel mazzo avversario, anche se solitamente le metto verso la fine in modo che le peschi tutte insieme. Una cosa interessante del mago è che ha la carta per pescare tutto il suo mazzo in una volta. E poi con quelle due carte mette 10 carte casuali dell'avversario nel suo mazzo, che costano tutte uno, potrebbe rivelarsi un bel colpo. Adesso abbiamo bisogno di rigenerare un po' di salute. Adesso mettiamo un'altra bomba nel mazzo dell'avversario e giochiamo anche il drago, che in questo caso è sia drago che robot che pirata che demone Marlo che totem. Ok, gli facciamo anche finire. L'arma. Anche se adesso i suoi servitori hanno già più due. Vedete? Già fornisce 7 armature e 7 armature, ho 14 di armatura aggiuntiva.
ora ci giochiamo questa la settimana perché abbiamo messo diverse bombe nel suo mazzo e lui non ne ha pescato neanche una. Quindi vedrete che mi metterà le robobombe sulla mia board. E ogni robobomba infligge da 1 a 4 danni a un nemico casuale. Nel frattempo sto tenendo in mano queste carte qua, infligge un danno a tutti i servitori e infligge un danno a un servitore per ogni punto armatura, perché lui ha in mano servitori che hanno attacco e salute con più 3 a questo punto. Ok, fornisce 5 armature e pesca una carta. Giochiamo questa. Ci prendiamo 2 armatura. E attacchiamo. Tenete conto che se lui adesso mi gioca un servitore molto potente, io queste due carte posso giocarle insieme. Fornisce 9 armatura e poi infligge un danno a un servitore per ogni punto armatura del tuo eroe. Ci mancano 2 mana per arrivare a 10 e poi abbiamo questa. Se hai 10 cristalli di mana infligge 10 danni, è questa. Se hai 10 cristalli di mana ottieni tutte e tre i robot, tutti e tre. In questo caso prendiamo 2 armatura, attacchiamo e la chiudiamo così. Nel frattempo l'armatura sale, guardate, fornisce 10 armatura, fornisce 10 armatura, ho già 20 armatura in più. E adesso con 10 mana qualsiasi giocatore, qualsiasi servitore che lui mi giochi con almeno non più di 10 di salute glielo distruggo. Questo non c'è bisogno. Vediamo un po' cosa fa, più 4 attacco a un tuo servitore, adesso c'è bisogno. Ottieni più 1 se controlli un segreto. Ok, siamo a 10 mana. Facciamo così, infligge un danno a tutti i servitori. Infligge un danno a tutti i servitori. Infligge un danno a tutti i servitori. Finché non li facciamo fuori tutti. Poi, come vedete, ho ottenuto la moneta iniziale per giocarla con Rinvieni un robot, però in questo caso ho troppe carte in mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non me la spreco perché perderei una carta. Nel frattempo l'armatura qui mi sale, siamo a 11, quindi 22 di armatura. Ok, questa è stata una bella giocata. Facciamo così. Infliggiamo 10 danni a questo. Poi. Abbiamo 5 armatura. Infligge 2 danni a 2 nemici casuali. Ok, ottimo. Giochiamo questa. Infligge un danno a un servitore ma gli fornisce 2 attacco, così glielo facciamo fuori. Poi fornisce 5 armatura e pesca una carta. Perfetto.
Ci prendiamo i tre robot. Ok, questo è fantastico, guardate. Grido di battaglia evoca una copia di un servitore nel tuo mazzo e gli fornisce assalto. Intanto l'armatura sale, guardate, 12 armature e 12 armature, siamo già a 24. Perfetto. Abbiamo 10 armatura. Adesso 8. La riportiamo a 10 ed evochiamo un servitore casuale con costo pari alla tua armatura fino a un massimo di 10. Un servitore con assalto. E allora assaltiamo. Più grido di battaglia, più uno a un robot nella tua mano. No, non nella tua mano, nella board. 25 a 13 più 26 di armatura da poter sfruttare. Se hai 10 cristalli di mana, infligge 10 a un servitore. Però in questo caso noi ricambiamo subito il favore. Allora, infligge un danno a un servitore per ogni punto della tua armatura. Portiamola a 10 e facciamo fuori questo. Poi, qui lui ha una carta che evoca la melma con veleno, ma purtroppo dobbiamo farla fuori. Ok, potremmo distruggerla con questa carta qua, ma non è il caso. E chiudiamo così. Ok, Venticinque a 12 più 28 di armatura. Cinquantasei a 12. Rigenera 6 salute e mi infligge un danno. Oh, infligge un danno a tutti i servitori, ce la possiamo giocare tranquillamente. Allora, questa carta qua vi dà 5 armatura se avete un drago in mano. Noi non ce l'abbiamo, però ce la giochiamo perché tanto abbiamo le due carte da 4 che ormai sono a 15 armatura ciascuna. Adesso, se tutto va bene, ci giochiamo questa da 10 oppure questa qua.
Questa cos'era? Rantolo di morte, infligge 3 danni a tutti i servitori. Intanto prendiamo 2 draghi. Perfetto, adesso vedete, fornisce 5 armatura se hai un drago. Noi abbiamo il drago e ce la giochiamo. E ci giochiamo anche questa perché questo servitore con provocazione, quando muore, infligge 3 danni a tutti i servitori. Quindi mi distrugge questa carta qua che mi dà in mano 2 draghi 4-4. Mi dà comunque in mano 2 draghi. Infligge 2 danni a un servitore, se sopravvive pesca una carta, noi non ce ne frega niente, se sopravviva fa 3 danni a tutti e adesso buttiamo giù i 2 draghi e lui si concentrerà sul uccidere assolutamente questi 2 draghi prima di fare la sua strategia. Quindi noi dopo vediamo se ci riesce o meno, giochiamo questa. Grido di battaglia, evoca una copia di un servitore nel tuo mazzo e gli fornisce assalto. Intanto siamo 17 armatura, ha pescato una nostra bomba finalmente, ne ha pescato un'altra e siamo a 1, ha finito le carte. E si è suicidato, non ho dovuto neanche utilizzare l'armatura aggiuntiva. Bene ragazzi, per il mazzo del guerriero è tutto. Come vedete, senza carte particolari riusciamo a giocare tranquillamente anche con lui. Se avete qualche suggerimento lasciatemelo nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo per il prossimo mazzo. Un bacio a tutti.